Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della D&D. Oggi parleremo di domotica, ma entriamo un po' più nello specifico. Parleremo di quel benedetto anello luminoso che Alexa ogni tanto fa lampeggiare sul nostro dispositivo. Abbiamo riscontrato che parecchi chiedono a che cosa voglia dire un lampeggio piuttosto che un altro, e quindi in base al colore, in base a come ruota, in base a tante cose, quello che si sono inventati gli ingegneri, vi diremo che cosa significa. Bene, iniziamo con i vari colori, quindi partiamo con l'elenco dei vari lampeggie che Alexa vi può proporre, e quindi iniziamo col primo. Alexa ha tutte le luci spente. Questo semplicemente equivale al fatto che Alexa è attiva, però è in attesa delle vostre richieste. Poi abbiamo l'anello che è di colore blu con una sfumatura azzurra che ruota. Alexa vuol dire che è in fase di accensione. Anello blu fisso con una sfumatura ciano, che è un azzurro tipo, puntato verso la persona che parla. Questo significa che Alexa è in fase di ascolto, sta elaborando la vostra richiesta. Un'alternanza di blu e azzurro, quindi all'interno del cerchio, significa che Alexa sta rispondendo alla vostra domanda. Luce arancione che ruota in senso anti-orario. Alexa si sta connettendo al vostro wifi di casa. Anello con luce rossa fissa. Avete semplicemente disattivato il microfono e basterà schiacciare nuovamente il simbolo del microfono per poter riattivare l'ascolto da parte di Alexa. Luce gialla lampeggiante. Significa che avete un messaggio o una notifica in sospeso. E basterà chiedere ad Alexa di riprodurre i messaggi o che notifica ho. Luce verde lampeggiante. Questo corrisponde al qualcuno sta facendo una chiamata verso il vostro dispositivo, oppure avete attivato il drop-in e qualcuno sta provando a connettersi con voi. Luce verde che gira in senso anti-orario. Significa che c'è in corso una chiamata oppure in corso il drop-in. Luce bianca. Semplicemente state o alzando o abbassando il volume, state facendo una regolazione del volume. Una luce che spero non vediate, luce violetta lampeggiante. E questo purtroppo significa che ci sono problemi di connessione tra il dispositivo Alexa e il vostro wifi. Luce viola singola dopo aver interagito con Alexa. Significa che la modalità non disturbare è attiva. Questo in breve erano tutti i colori che vi può presentare l'anello integrato nel vostro dispositivo Alexa e i significati. Quindi, se per caso vi dovesse capitare, basterà semplicemente o guardare il nostro video, cosa che non ci dispiace, aiutateci a crescere, oppure andare a consultare direttamente il sito Amazon alla voce assistenza. Vi ricordiamo naturalmente che qui sotto abbiamo tutti i link dei prodotti che vi abbiamo presentato, più altri prodotti che secondo noi sono dei prodotti validi da poter configurare col vostro dispositivo Alexa, e acquistando da quei link voi non pagate assolutamente un centesimo in più, e a noi arriverà una piccolissima percentuale che ci aiuterà a far crescere il canale acquistando altri prodotti e presentandoli. A tal proposito, se avete delle idee, se avete delle domande da fare o comunque avete dei dubbi su un prodotto da acquistare, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Saremo lieti di darvi il nostro consiglio sempre in maniera semplice e speriamo esaustiva. Sperando che i nostri video possano essere appunto esaustivi e ricchi di dettagli, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, tanto a voi non costa niente se non mezzo secondo per un click, e al prossimo video. E attivare la campanellina. Attivate la campanellina. Ciao. Adesso, ragazzi, chiudiamo veramente. Al prossimo video. Ciao. Ciao.